Vi ricordate il flop dell'accordo di Malta, tanto sbandierato da Conte? Io ho fatto cose che voi leghisti non potreste neanche immaginare, come quella famosa frase del film Blade Runner, no? Ho visto cose che voi umani. No, non hai visto nulla, Conte, perché a Roma ti hanno preso, cioè a Malta ti hanno preso per il sedere, diciamo, eh. Diciamo, ti hanno voluto far su, impacchettare, come dire, bravo, bravo, sei tornato al governo senza Salvini, sei il nostro eroe, ti aiuteremo, ridistribuiremo, faremo girare i porti a rotazione, lo faremo con una, tirando i dadi, tutte balle, tutte balle, tutte balle, tutte balle. Alla fine sbarchi triplicati, partenze triplicate, morti triplicati. E Salvini dice: questo governo ha le mani sporche di sangue. E Giuseppe risponde: tu stai zitto, praticamente, gli ha detto così, stai zitto, non parlare, no? Alla fine la soluzione europea non esiste. Non esiste, non ci sarà mai nessuna redistribuzione. E Conte a Napoli aveva detto: io sarò un uomo di pace, darò lavoro a migliaia di africani, li farò sbarcare tutti. E a Napoli, alla festa di 5 Stelle, la gente si è guardata in faccia e dice: ma che sta dicendo questo? No? E così cosa stanno facendo? Al posto che impedire alle ONG di sbarcare, ma voi direte: sì, ma le ONG sono solo il 10%, il 90%, gli sbarchi fantasma. Attenzione, fermando le ONG, sequestrando e confiscando le barche delle ONG, si disincentivano le partenze, perché non essendoci più le navi ONG davanti alla costa della Libia, le persone non partono più, partono il 90% in meno, perché gli scafisti garantivano con cellulare alla mano: ho le coordinate delle ONG, sono qui davanti, io vi porto fino all'ONG, l'ONG vi carica e vi porta in Italia, una grande nave, non rischiate il naufragio. Questo garantivano gli scafisti con cellulare alla mano. Facevano vedere le coordinate su Facebook delle ONG. Quindi fermare le ONG disincentiva le partenze, meno morti. E quindi quella era l'unica soluzione che ha adottato anche la Spagna, dando multe da 1 milione alle ONG, intimandogli anche di non partire. Il nostro governo che fa? Non cancella il decreto sicurezza bis perché è ancora attivo, cioè è un decreto dormiente, diciamo, come se fosse una cellula dormiente, è un decreto dormiente, deve essere attivato, perché se il ministro Lamorgese non scrive all'ONG in arrivo divieto di sbarco, divieto di ingresso, non succede nulla, è un decreto dormiente, deve essere attivato dal ministro dell'Interno, poi con le firme del ministro della Difesa e del ministro delle Infrastrutture. Comunque, rispondendo a un'interrogazione di Laura Rovetto, Fratelli d'Italia, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dichiara che il centro di primo accoglienza di Lampedusa, attenzione, attenzione, sarà ampliato a una capienza di 439 posti. Cioè, il governo italiano, che non ha soldi, cosa fa? Amplia il centro di accoglienza, invece che impedire lo sbarco di migranti principalmente illegali. Li chiamano economici perché è più bello, no? Dice: migrante economico, che vuol dire economico? Ci fa risparmiare un migrante che ha risparmiato tantissimo. Migrante economico significa migrante senza documenti, illegale. Cioè, col migrante economico significa che non è il migrante che arriva con i documenti per ricongiungimenti familiari, con i requisiti, non è un rifugiato politico, non scappa dalle guerre, quindi il migrante economico è tutto il resto. E quindi noi cosa facciamo? Ampliamo il centro di accoglienza. Come? Salvini li stava chiudendo, li ha chiusi quasi tutti in Italia, e il nuovo Giuseppi 2 che fa? Amplia il centro di accoglienza di Lampedusa. Il centro di accoglienza lo chiamano hotspot, perché se non parli in inglese non sei nessuno, ricordatelo. Dovete parlare in inglese, no? Non siete nessuno, eh? Sto scherzando. Sto scherzando, è una buffonata che in Italia bisogna parlare in inglese. Ogni due parole è una parola in inglese. Io stavo seguendo un canale una volta, adesso non lo seguo più, e
E questo nella community, ogni due parole gli metteva la parola in inglese, voglio dire, ma parla come mangi, ma parla come mangi. Vabbè, a parte questo, la capienza del centro di accoglienza di Lampedusa è di 95 posti, lo ampliano a 439. Sapete quanti soldi bisogna mettere per ampliare, costruire stanze, edifici? E come diceva Totò, e io pago, eh? Ampliamo i centri d'accoglienza, paghiamo il reddito di cittadinanza ai contrabbandieri di sigarette, agli imbianchini in nero, al venditore in nero. Quanti ne hanno beccati? Quanti? Vabbè, chiudiamo la parentesi. Intanto il Parlamento europeo, alla plenaria di Strasburgo, passa il no per appena due voti. Movimento 5 Stelle si astiene per respingere la risoluzione sui porti aperti alle ONG. Movimento 5 Stelle si astiene. Si astiene. Incredibile. Sono gli stessi che hanno firmato il decreto sicurezza Bix con Salvini, dove Di Maio diceva confischiamo le ONG, così finisce il teatro. Mi ricordo questa intervista. E loro si astengono. Quindi il Parlamento europeo, con soli due voti di scarto, ha respinto la risoluzione sui salvataggi in mare dei migranti che chiedeva, tra l'altro, che i porti fossero aperti alle navi ONG. La plenaria di Strasburgo ha respinto il testo con 290 voti contrari, 288 a favore e 36 astenuti, 5 Stelle. La proposta di risoluzione è stata bocciata appunto dell'Europarlamento, che invitava gli stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi, comprese le ONG, che hanno effettuato operazioni di salvataggio e intendono far sbarcare, li chiamano passeggeri, forse passeggeri intesi come taxi? Passeggeri, forse inteso come taxi del mare, per portare i clandestini illegali in Italia soprattutto. È la versione originale della risoluzione, che era stata adottata dalla Commissione Libertà Pubbliche, prevedeva poi di vietare a livello UE la criminalizzazione delle attività di assistenza in mare. Ma secondo voi 5 Stelle perché si sono attenuti? Per fare un favore a Conte? Ma vi rendete conto? Vi rendete conto che per fare un favore a Conte questi si sono astenuti? Ma siete fuori di testa? Conte è impazzito, ad Assisi ha detto sono uomo di pace. A Napoli ha detto troverò il lavoro a migliaia di africani, li farò scendere tutti e voi 5 Stelle gli andate dietro e vi astenete in Europa. Ma siete impazziti? Tornando al testo, grazie a un emendamento presentato dai socialisti, dai Verdi, dal Movimento 5 Stelle, chiedeva inoltre un meccanismo permanente obbligatorio di ricollocamento per gli arrivi in mare. La risoluzione chiedeva anche di potenziare le operazioni proattive di ricerca e soccorso, fornendo una quantità sufficiente di navi e attrezzature specificamente dedicate alle operazioni lungo le rotte sulle quali possono contribuire efficacemente al salvataggio di vite umane. Ma vi ricordate Di Maio che 20 giorni fa è andato da Conte a dirgli adesso basta, bisogna chiudere i porti, bisogna fermare le ONG perché stiamo favorendo le partenze? E i deputati. Gli eurodeputati 5 Stelle vanno a votare, si astengono e non votano, porti aperti, porti chiusi, non votano, non votano. Il testo che hanno votato, chiamiamolo porti aperti, evocava una possibile missione di salvataggio dell'Unione Europea coordinata da Frontex o una serie di operazioni internazionali, nazionali o regionali, distinte, preferibilmente civili, come dire, meglio civili, no? Che nostre. La delegazione dei 5 Stelle al Parlamento europeo si è astenuto nella risoluzione sui porti aperti, contribuendo in modo decisivo alla sua bocciatura da parte della plenaria per appena due voti. Quindi, favorito la bocciatura, cosa se si sono astenuti? Se votavano no, il no era più consistente. Se si sono astenuti, abbassano il quorum, ma dovevano votare no, non astenersi. Quindi emerge dai risultati dei voti nominali del Parlamento europeo. Quindi bocciato con 290 voti contrari, 288 a favore e 36 astenuti.
Complessivamente i gruppi dei socialisti e democratici, dei liberali dei Renew Europe, dei verdi della GUE hanno votato a favore della risoluzione sui porti aperti. Contrari il Partito Popolare Europeo, conservatori, riformatori europei, di identità e democrazia, ma i voti nominali registrano numerosi voti in dissenso dei gruppi. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.